Non lo so. Tutto è chiuso, lei è chiuso, lei è chiuso. E dove la c'è? Residenti ed operatori commerciali in rivolta nell'area di Piazza Gioberti e del Parco Domus. A scatenare la bufera, la barriera installata nei pressi della strada statale 18 in direzione autostrada, che impedisce di fatto l'accesso alla zona. Tale barriera, stando a quanto riportato dai tecnici comunali, dovrebbe essere rimossa nei prossimi giorni, dopo la posa dell'asfalto. Una situazione insostenibile per le 500 famiglie residenti, già penalizzate dalla realizzazione della rotatoria nelle scorse settimane. Questa rotatoria sta dando parecchi problemi, perché non si può più entrare nel parco, i residenti non possono più entrare e le attività commerciali, ahimè, perderanno parecchi clienti. Si sta pensando anche a una raccolta firme? Sì, si sta pensando a questo, sperando che il comune di Battipaglia accolga questa nostra protesta di aprire queste transenne al più presto, perché comunque Battipaglia ultimamente sta perdendo parecchie attività ed è peccato che queste attività perdono anche i clienti che alcuni giorni non stanno proprio lavorando perché non si può proprio entrare. Ma non solo i commerciali, anche noi che abitiamo qui al parco. Per cui non sappiamo come tornare a casa. Io per tornare a casa ho fatto 3 giri e 1 infrazione. Per cui non lo so, volevo capire la nostra viabilità per andare a casa, come dobbiamo fare. Per cui al di là che le attività commerciali stanno perdendo un sacco di soldi per via di questo scempio, non mi sembra una cosa corretta per colpa di qualcuno che ha un po'... una voce più grossa, diciamo, no? Immaginate anche qualche forma di protesta, una raccolta firme, si diceva. Sicuramente faremo una raccolta firme e poi nomineremo un legale di parte per sopperire a questo problema. Per tutelarvi rispetto alla situazione. Per tutelare noi e anche i negozianti che stanno qua sotto qua, per cui non mi sembra che sia una cosa corretta rispetto dei negozi che stanno qua, per cui... C'è chi è preoccupato per la rotatoria anche in vista dell'estate, perché potrebbe creare ulteriori problemi. No, ma ci sono stati già molti incidenti qua per via di questa rotatoria, perché se lei guarda, l'accesso sulla statale diventa molto più difficile. L'immissione sulla strada, quando esci, diventa difficilissima. Per cui io non so, non ci sono, io parlo sempre da chiaramente che abito qui, non c'è la distanza tra le due corsie. E qui tra giugno, luglio, agosto, anche maggio ne vedremo delle belle sicuramente qua.